Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Volti di una città. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Storie di una città. Buonasera. 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 Buonasera a tutti, io sono Annalisa e sono un volontario del Servizio Civile per il progetto Giovani in Comunicazione offerto dall'Associazione Pisa in TV. Ciao a tutti, io sono Martina. Io sono Niccolò. Io sono Viola. Mi chiamo Benjamin. Io sono Alice. Buonasera, io sono Stefano e benvenuti a questa puntata speciale di Pisa in TV, pensata per raccontarvi questa esperienza attraverso i nostri occhi. Sono venuto a sapere di questo progetto attraverso una mia amica che, appunto, conoscendo quelli che erano i miei interessi e il mio percorso di studi, si è sentita di consigliarmi di fare domanda a Pisa in TV. Non possiamo iniziare questa puntata un po' particolare senza fare qualche cenno su che cosa sia il servizio civile. Il servizio civile nasce nel 1972 come diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare, ovvero un'alternativa alla leva obbligatoria. Il governo decide di approvare la legge 772 in quell'anno, proprio per sancire il diritto all'obiezione per motivi morali, religiosi e filosofici, anche perché erano ormai diversi anni che le azioni di protesta condotte dalle organizzazioni non violente e il grande interesse dei cittadini spingevano per una legalizzazione dell'obiezione. Con la legge 64 del 2001, poi, viene istituito il Servizio Civile Nazionale, un servizio volontario di difesa non armata della patria, volto ad affrontare un percorso di formazione sociale, civica, culturale e professionale. Io ho scoperto il servizio civile dopo un anno che vivevo a Pisa, dopo la pandemia. Mi ero appena trasferita, non conoscevo nessuno e quindi ho pensato di sfruttare questa opportunità. Avevo trovato il bando non solo per ovviamente fare qualcosa che era inerente al mio percorso di studi, ma anche proprio per... mi sembrava una bella opportunità per conoscere nuove persone. Sicuramente la cosa che mi ha spinto a iscrivermi al servizio civile è stato il progetto di Giovani in Comunicazione, che risultava coerente col mio percorso di studio universitario ed era anche un modo per mettere alla prova le mie capacità e vedere se ero veramente in grado, no, di fare quello che avevo studiato nei 5 anni di studi, ecco. In particolare, il nostro progetto si chiama Giovani in Comunicazione presso l'Associazione Pisa in TV, Televisione Civica, e si inserisce all'interno del Servizio Civile Regionale della Toscana. L'obiettivo principale del nostro progetto è stato quello di creare momenti di aggregazione, spazi condivisi, che favorissero uno scambio continuo, il tutto volto all'educazione e alla promozione culturale. Nello specifico, abbiamo cercato di trovare nuovi metodi di comunicazione, anche digitale, che ci permettessero di valorizzare il nostro territorio, mostrandone aspetti poco conosciuti con un linguaggio che potesse arrivare a tutte le età. Il progetto. Il progetto era quello di sviluppare un programma televisivo, un format televisivo, venendo appunto da un percorso di studio universitario fondato su cinema e televisione. Ho valutato come un ottimo trampolino di lancio per la mia carriera questo progetto. Sempre a base di pane e... Le mie aspettative rispetto al percorso erano principalmente crearmi una specie di percorso, una specie di portfolio per poi andare appunto a lavorare in un ambiente un po' più ampio, sempre
comunque nel settore giornalismo, nel settore pubblico, e anche crearmi comunque delle capacità nel mondo del montaggio, nel mondo del giornalismo, della scrittura e del essere aperti al pubblico, quindi nel mondo della comunicazione principalmente. Take qualcosa? Take 2. Pacinotti, blocco 4, take 2. 2, 3, 3, 3. Dunque, il nostro lavoro si è articolato da un primo momento di conoscenza generale anche tra di noi colleghi, dove ci siamo guardati, ci siamo parlati, ognuno di noi ha detto che cosa era in grado di fare, cosa non era in grado di fare, cosa si sentiva di fare e cosa non si sentiva di fare. E da lì poi c'è stata una spartizione di ruoli che poi nel tempo si sono un po' mixati, a dire la verità, e anche per mettere alla prova poi ognuno di noi. E da lì poi è nata questa straordinaria collaborazione tra tutti noi. Nella loro gioventù, l'arrivo a Pisa dalla provincia... Principalmente io mi sono occupato sia dell'aspetto del montaggio che della comunicazione, quindi ufficio stampa. Mi occupavo di più che altro dei permessi e ogni tanto anche della conduzione o delle riprese. Il mio ruolo principale all'interno della redazione penso di poter dire che sia stato quello di autrice e di conduttrice. Il mio ruolo all'interno della redazione principalmente è stato quello di scattare fotografie, di creare post per Instagram, per la pagina Facebook e quindi creare contenuti. Prestandomi pure a quello che ero ogni tanto al ruolo delle riprese, quando ce n'era bisogno, e al ruolo di conduttore, mettendomi davanti alla telecamera. All'interno della redazione il mio ruolo è stato quello di fonico. Mi sono occupato della post-produzione audio, quando il tempo lo permetteva di comporre piccole musiche, piccole colonne sonore di sottofondo, e poi ovviamente, come tutti i miei colleghi, di alternarmi con loro alla conduzione quando necessario. Il mio ruolo principale poi all'interno di Pisa in TV è stato ovviamente la conduzione, ma come tutti ci siamo cimentati nella conduzione, è stata una bella cosa, una bella prova per tutti. Principalmente io mi sono occupata però dello scrivere i testi, quindi ogni volta che non vi piaceva qualcosa l'avevo scritto io. Il mio ruolo principale all'interno della redazione, all'interno del cast, inizialmente fu quello di occuparmi delle piattaforme social, quindi di portare i contenuti che creavamo e anche il backstage agli occhi del pubblico ancor prima di vedere poi la puntata in diretta. Quindi occuparmi di storie, di post, di insomma informare il pubblico sul lavoro che stavamo svolgendo per loro prima ancora che andasse in televisione. All'interno della redazione il mio ruolo era quello di regista, tra virgolette, e cioè in realtà stavo dietro alla telecamera, non è che facessi chissà che cosa. E poi montaggio insieme a Niccolò, che mi è stato tanto di supporto e di aiuto, e grazie a lui sono anche cresciuta tanto, perché mi ha dato anche tanto una mano per crescere in questo ruolo. Decide di prendere la dolorosa decisione matura. Abbiamo voluto concretizzare i presupposti del nostro progetto creando da zero un format da noi gestito in quanto redazione autonoma. Il nostro obiettivo era quello di raccontare la nostra Pisa e i suoi dintorni in un modo nuovo, diverso, che potesse arrivare ad interessare persone di tutte le età. Ma i primi che hanno potuto riscoprire Pisa e amarla ancora di più siamo stati proprio noi, che grazie alle ricerche e ai sopralluoghi abbiamo scoperto luoghi e storie che non conoscevamo prima.
Nella prima parte di questo anno di lavoro abbiamo creato Volti di una città, un format dedicato ai personaggi illustri della storia che hanno lasciato la loro impronta sul suolo pisano. Non solo pisani di nascita, quindi, ma chiunque l'abbia vissuta e ne sia rimasto affascinato. Come è nata l'idea di questo format? Ci siamo prefissi l'obiettivo di voler raccontare Pisa non solo a chi è nato e cresciuto altrove e magari si è trasferito qui per motivi di studio o di lavoro, ma anche di raccontarla ai pisani. Pisa è una città ricca di storia, ricca di avvenimenti, ricca di cultura, e spesso tutto questo passa terribilmente in secondo piano e non ci si pensa quanto questa città da raccontare. Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo voluto far luce sulle curiosità che nasconde questa città. Si è vestito con una semplice tunica marrone, un rimando alle tipiche vesti delle... No. No! No! L'obiettivo principale di Volti e Storie di una città era quello di valorizzare il nostro territorio, il pisano, attraverso le storie di personaggi e luoghi che tutti conosciamo, ma ovviamente raccontati da un punto di vista differente, in modo che si potessero scoprire cose nuove, e siamo stati proprio noi i primi, infatti, a scoprire cose che non sapevamo. Ci sono state puntate dedicate alla settima arte, in cui abbiamo parlato di Monicelli, Pasolini, i fratelli Taviani e Bud Spencer. Una puntata incentrata sulla scienza, su Fibonacci, Fermi e Pacinotti, ma anche puntate dedicate a grandi letterati europei, come Lord Byron, Shelley e Virginia Woolf, e della nostra terra, primo fra tutti, Dante. Non sono mancati cenni alla storia dell'arte che ci hanno permesso di analizzare il legame con Pisa di Cimabue, i Pisano e Riminaldi, ma anche approfondimenti su personaggi storici molto noti, come Garibaldi, Mazzini o Sidney Sonnino. Gli obiettivi di Volti e Storie di una città era quello di comunicare al pubblico e informarlo sulla bellezza spesso non notata e sottovalutata del territorio pisano. Infatti, lo vedi? Alice D'Anno del Mutolo. Volti di una città, il nostro primo format, aveva lo slogan Volti di una città, il format di Pisa in TV nato per raccontare la vita di personaggi che hanno lasciato la loro impronta sul territorio pisano. Non era proprio così, ma insomma il senso era questo, e è nato proprio per raccontare in maniera non troppo banale qualcosa della città di Pisa, valorizzarla, partendo dal presupposto che il fatto che un personaggio storico sia passato da una città spesso è anche motivo di vanto per chi ci vive. Ci siamo proprio posti questa domanda: cos'è che rende orgoglioso un cittadino? Spesso raccontare che nella propria città sono successe determinate cose e è passato qualcuno di importante. E quindi è nato Volti di una città. Qualcuno potrebbe chiedersi perché abbiamo scelto di parlare di Roberto Benigni questa sera. Non sono in molti, infatti, a sapere. Principalmente i luoghi che sono stati maggiormente valorizzati sono stati sicuramente il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci, la Scuola Normale Superiore, l'Università di Pisa e Piazza dei Miracoli. Questa esperienza ci ha anche permesso di scoprire luoghi meravigliosi della nostra terra, alcuni che già conoscevamo e altri no. Questo ha portato anche a delle proficue collaborazioni con enti come l'Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, la Certosa di Calci e l'Opera della Primaziale Pisana.
Conoscere e leggere vari personaggi della storia italiana ed europea attraverso il loro legame con Pisa è stato per noi davvero interessante. Ma per la seconda parte dell'anno abbiamo pensato di dedicarci più ai luoghi di Pisa, che tanto ci avevano affascinato durante i primi mesi di attività. Proprio per questo è nato Storie di una città, in cui abbiamo cercato di creare puntate sempre diverse, sia per impostazione che per argomento, che raccontassero varie curiosità del nostro territorio. Cosa si è parlato? Si è parlato un pochettino delle altre storie riguardanti non più i personaggi, ma bensì quello che riguardavano la cucina, quello che riguardava comunque tutte quelle curiosità che avremmo voluto includere in Volti di una città, soltanto che non potevamo, perché Volti di una città era pensato appunto per i volti storici dello spettacolo, della storia italiana, mentre quello che riguarda storie, le storie erano le storie di tutti i giorni, storie che riguardavano sia gente comune che persone in sé per sé che hanno avuto una certa importanza a Pisa. La prima puntata era volta a valorizzare la cucina toscana e ci siamo divertite a improvvisarci chef e a raccontare anche qualcosa del parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Poi abbiamo voluto dedicare un'intera puntata al Museo Nazionale della Certosa di Calci, proprio perché nei mesi passati eravamo rimasti affascinati dall'ambiente e dalle mille storie che racchiudeva. In questa puntata abbiamo quindi cercato di dare una pennellata il più precisa possibile di tutto quello che racchiude la Certosa e della magia contenuta in essa. Inevitabile è stato anche creare una puntata su un tour di Pisa che ripercorresse un po' i monumenti principali della città, ma raccontati con uno spirito inedito e attraverso aneddoti poco conosciuti. Anche la puntata dedicata a Marina di Pisa è nata spontaneamente, con l'intento di rendere omaggio ad una zona forse meno conosciuta, ma non priva di storia e luoghi di interesse. Il programma si è arricchito molto grazie ad alcune collaborazioni che abbiamo avuto con degli enti, primo fra tutti direi quello dell'Università di Pisa e della Scuola Normale. Poi c'è stata la Certosa di Calci e infine anche l'opera della Prima Marziale Pisana che ci ha ospitato e ci ha permesso di fare delle riprese interne nello specifico che non sarebbero state possibili senza questa collaborazione. Pisa è anche una delle città universitarie più frequentate di tutta Italia e attira studenti, ricercatori e intellettuali da tutto il mondo. Questo è stato il pretesto per creare anche uno spazio dedicato alla storia centenaria dell'Università Pisa, che hanno attraversato crisi storiche, sociali, culturali, ma che rimangono tuttora un centro di formazione tra i migliori e un punto di riferimento accademico. Infine, abbiamo scelto di approfondire anche il legame fra la musica lirica e la città, proprio per far vedere quanto Pisa sia profondamente eclettica. È stato un percorso lungo, articolato, che ci ha permesso di metterci alla prova con i nostri limiti, di imparare a collaborare anche e soprattutto nelle difficoltà, e che sicuramente ci ha aiutati a formarci e a scoprire lati di noi che ci serviranno in futuro. Immersa nel verde della pineta di Marina di Pietrasanta. Sono distratta. Byron, nato a Londra il 22 gennaio del... Gennaio. Decide che è arrivato il momento di sostituire l'ormai... Calma Zen. Boba! Viene rappresentato mentre sì, mentre non so se ci arrendo. Fu. Alla scoperta di una delle attrazioni più. Metto che
piangere.